Eccoci qui sulle note di Innuendo, 21 minuti dopo le 9, ancora buongiorno al dottor Paolo Ferraro. Paolo, buongiorno di nuovo. A voi. Stiamo ricostruendo questa vicenda, tutti i poteri, questo garbuglio di poteri che insomma, si intrecciano, varie correnti, varie tensioni. Però rispetto al recentissimo passato c'è una coscienza nuova, assurta prepotentemente a Roma, anche grazie al tuo lavoro, al tuo caso. Però condividi con me, prima si quasi trascura, proprio da il magistrato che viveva all'interno di questo osservatorio anche straordinario e speciale, come considerava questi fatti legati alla massoneria, al satanismo, alla pedofilia? Guardi, il magistrato che vi parla stava dentro il CSM contro il presidente Cossiga che tentava di occupare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e veniva preso a spintoni da qualcuno di servizio, qualcuno che lo, virgolette, ne faceva il servizio d'ordine. Questo magistrato fa parte della generazione che ha colpito la Loggia Gelli, i magistrati che appartenevano alla Loggia Gelli. Ma la Loggia Gelli è la preistoria. Poi c'è stata un'altra cosa, un nuovo progetto e un nuovo quadro politico di riferimento. Sapete a che cosa non portano le analisi del dottor Ferraro, ormai diffuse in modo tale, grazie anche al dottor Ferraro che ha menato duro, da essere ormai condivise? Porta a dire che la massoneria è tutto, è un arcipelago di potere che è rosso, verde, giallo, nero, laico, materialista, esoterico. Cioè, signori, a fronte di 6 miliardi di persone per bene dell'umanità, abbiamo un coagulo duro di poteri forti che si rimpalla la palla del potere. E infatti ormai io dico, signori, il buon Berlusconi, ed è una virgolette battuta simpatica, che viene colpito per cose che fa tutte quante visibili sostanzialmente, è nulla rispetto a quello che hanno costruito Ah, altri d'accordo, certo, ci mancherebbe. trasversalmente. Ed è questo un problema grosso, perché la sinistra deve avere, la sinistra nostra, della gente, sui valori cristiano-sociali, deve avere il coraggio di dire, signori, dobbiamo ricostruire ideologie e valori dal basso, far crescere la collettività. E quello che è successo in questo mese, venga quello che hai detto, è proprio questo. Il coraggio individuale, fino quasi al sacrificio probabile, e non vi elenco le centinaia di cose che ho subito in questi mesi, anche chi sta qui a tutela della libertà di informazione. Questo percorso è un percorso talmente tanto nuovo che vi dà la chiave di lettura di quello che accade. Stanno distruggendo il caso italiano? Stanno attaccando la Grecia? Stanno massacrando la piccola e la media impresa? Hanno distrutto l'agricoltura? Stanno schiacciando i lavoratori? Non c'è più destra e sinistra, signori miei. Sono poteri trasversali forti. Dobbiamo fare un potere trasversale democratico di base, legando tutto il paese e tutti i valori. Valori cristiano-sociali, valori laici di sinistra. Una nuova alleanza costituzionale. Abbiamo la migliore costituzione del mondo. Abbiamo finalmente le chiavi di lettura di come si muovono e chi sono, ma addirittura l'organigramma. Paolo Ferraro può dirvi quali magistrati, a che livello di vertice, con quali rapporti antichi, con quale provenienza di casta addirittura, stanno dietro a questa vicenda. Può dirvi quali psichiatri, può dirvi l'analisi di quello che accade nell'economia, quali soggetti potenti e forti stanno dirigendo il nostro paese verso lo schiacciamento. Bene, sinistra, sveglia! I valori vostri stanno a destra, al centro, perché sono i valori del popolo e della gente. Ascoltami, Ricostruiamo un'alternativa dal basso. questo ve lo auguro che ci, noi saremo sempre qui a raccontare queste pulsioni che se nell'ordine di un filone reale, positivo, onesto intellettualmente ci mancherebbe altro, come non poterlo sostenere? Quanto all'interno del CSM, in una visione più generale, perché stiamo parlando di un organo fondamentale, potentissimo del nostro paese, quanto la massoneria era decisiva quella massoneria che ti hai combattuto alla preistoria, alla genesi? Oggi c'è stata un'evoluzione, un radicamento, una strutturazione diversa. Quanto quell'organo come il CSM è ancora così controllato dalla massoneria? La parola ancora non mi convince. La spinta degli anni 60 e 70 portò magistrati a difendere i valori costituzionali. Furono i magistrati che si scontrarono contro poteri che si incistavano agli apparati dello Stato, facevano manovre. Poi uscì il progetto Gelli, che era una dichiarazione nella quale si leggeva come si muovono, con che lungimiranze e in che modo vogliono coartare o costruire una società controllabile. Quello che è successo oggi
non riguarda i Noachidi, queste cose strane, la Bibbia, l'umanità, riguarda 30 anni di un progetto concreto. Quindi abbiamo un fenomeno nuovo, un'infiltrazione nuova, una nuova endemia, una malattia dell'apparato statale e istituzionale. Ma non lo dice Paolo Ferraro, lo dice Luigi De Magistris nell'intervista video fatta durante la trasmissione con Gerd Lerner, in cui illustra come la massoneria sia un potere trasversale che governa l'economia, corrompe e corrode. Lui si è occupato di questo fatto, Paolo Ferraro si occupa di quel fatto, del meccanismo della strutturazione in sette attraverso gli apparati dell'esercito, che così ne evoca un tantino la Germania degli anni 20 anche, ma la evoca solo, sono fatti diversi. E quindi oggi la magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura, sono il prodotto di questo percorso storico, quantomeno perché rispecchiano la società e l'infiltrazione che è avvenuta. Poi, la mia opinione, la metà del CSM non sa con chi sono gli altri, l'altra metà. Non ha le chiavi di lettura, e questo ve lo dico da magistrato, da cittadino, intellettuale e politico. Alla domanda di prima rispondo, perché non svio mai. Non avevamo e non ero in grado di avere gli strumenti per captare alcune realtà. Se avessi saputo che il mondo occulto dello sport e la discovery su quello avrebbe creato vari meccanismi che non vi dico per tentare di arginarmi, controllarmi, instradarmi e ricattarmi, sarei stato più attento. Se avessi solo intuito che la nuova successiva indagine, per cui vennero giornalisti da tutta Europa, che riguardava l'organizzazione europea dello sport e del doping, avrebbe toccato il livello occulto dei poteri, sarei stato più attento. Una cosa la so, che mi hanno tolto quel processo. E sapete a chi è andato? A quel magistrato. Quando si parla di massoneria si parla di qualcosa che è assolutamente nuovo, che sorprende anche, sempre intendendo questa sorpresa, questa curiosità intellettuale come una pratica che si manifesta nell'opinione pubblica a banda larga. Eppure c'è un uomo, si chiama Leo Gullot, del quale si sono perse quasi le tracce completamente, non dell'opera e della capacità artistica, né tantomeno dell'uomo, quanto del personaggio televisivo. Perché? Perché in una, credo nell'ultima apparizione sua in Rai, disse queste cose qui, sentite. Un paese ipocrita che va per strutture, gruppi, tribù e massonerie. Addirittura. Addirittura, che fa? Facciamo finta di non sapere? No, è che io voglio dire...